Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video e oggi vi faccio vedere tutti i prodotti Estée Lauder in azione. Allora, come prima cosa applico un primer su tutta la mia palpebra mobile e inizio ad utilizzare questo ombretto mono nella colorazione Blue Fairy. E sono i nuovi ombretti mono di Estée Lauder. Inizio ad applicarlo nella parte iniziale della palpebra mobile. Successivamente mi porto nella parte finale lasciando la parte centrale vuota, quindi senza ombretto, e collego il colore nella piega dell'occhio, che poi vado ovviamente a sfumare e con un marrone molto chiaro, quasi beige, vado a sfumare il tutto nella piega dell'occhio. Ovviamente sfumo per bene in modo da non avere distacco. Al centro della mia palpebra invece vado ad applicare un color oro proprio per illuminare ancora di più il mio occhio. E la stessa cosa faccio anche nella parte inferiore, che purtroppo non si vede, non sono riuscita a registrarla. Quindi stessa cosa, parte iniziale e parte finale, ombretto blu, e parte centrale ombretto color oro. Passo adesso al Little Black Liner, che sarebbe un eyeliner in penna con due punte. La punta più piccola riesce a fare una linea molto molto sottile, mentre dall'altro lato c'è una punta che, in base a come viene girata, praticamente potete realizzare delle linee, diciamo, medie, oppure delle linee molto molto spesse. E io per questo make up ho deciso di utilizzare quella piccolina in modo da realizzare una linea molto sottile. Come vedete, il tratto è bello nero, molto intenso, è molto lucido soprattutto, cosa che molti eyeliner in penna purtroppo non hanno. Successivamente vado ad applicare il Little Black Primer, che sarebbe un primer mascara, che se volete potete applicarlo prima del mascara, quindi come primer, però ovviamente non è molto intenso, non è molto nero, ma se volete un effetto naturale potete applicarlo solo. Io invece poi successivamente vado ad applicare un altro mascara e dà proprio l'effetto di ciglia finte. Per concludere passo alle labbra utilizzando il Pour Color Envy, il Liquid Lip Potion nella colorazione 340 Strong Bloom. Praticamente è un rosso veneziano molto molto bello, e troverete sotto nell'info box anche la review con le foto sul mio blog. Spero che questo make up molto veloce vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e al prossimo video.